Buongiorno ragazzi, ciao. Allora, oggi come avete visto dal titolo, video haul, nuova postazione, sempre in camera, sempre nella stessa casa. Voglio dirvi una cosa, anche se non so a chi interesserà, comunque mi sono truccata con due prodotti, con l'eyeliner della Deborah Milano blu, che sembra più azzurro, questo qua, Deborah Milano blu, e sulle labbra ho questa tinta labbra rossa estiva della Essence che ho comprato appunto a San Valentino. Il numero è Liquid Lipstick 01 Cru Love is True Love, 4 ml, 18 mesi di scadenza. Due prodotti mi sono truccata, come avete visto dal titolo, dicevo, oggi video haul molto piccolo, molto breve, molto ristretto. Comprerò magari qualcos'altro, ma non volevo aspettare per non fare un video lunghissimo. Faccio video brevi. Se oggi comprerò qualcos'altro, bene, faccio un altro video haul. Vi guarderete, spero vi piaceranno tutti i miei video haul. Iniziamo. Come avete visto, la busta è di Tally Whale. Sono stata da Tally Whale e ho fatto un po' di shopping costoso da Tally Whale. Una cosa bellissima che è costata 30 euro. E sono stata anche da Chiavi, ho preso tre cose, due maglie larghe che vi faccio poi uno slash a fine video o in mezzo al video, non lo so adesso dove lo metto, ma vi faccio comunque vedere come mi stanno le due cose che ho comprato, perché l'altra è una cosa di intimo. Iniziamo subito, bando alle ciance. Allora, da Chiavi ho messo tutto insieme, da Chiavi ho preso tre paia di calze estive, quelle corte, non so se si vedono. Vedete come sono? Così, per 3 la taglia, 4 euro da Chiavi o Chiavi, non lo so. Mi avvicino, ve le faccio vedere meglio. Video molto mosso. Allora, una così con i pois sottilissimi, una così con i fiocchi di neve e una con le righe. C'erano anche altre fantasie, ma non mi piacevano. Vedete? Ok, queste sono le calze, sono fatte così, appunto, vedete. 39 e 41, io ho il 38, 39 di piede, 4 euro da Chiavi, un paio di calze, tre paia di calze. Poi due maglie, subito appena entrato ho visto queste maglie qui che sembravano delle mezze maniche, infatti lo sono, anche se hanno una manica molto corta. Ho preso subito questa qui, amo le righe, e poi questa qui aveva la collana sopra, quindi ho detto perché non prenderla. Ha la parte nera sotto, sembra che sia una canotta, ma ha le mezze maniche, però sono molto molto corte le mezze maniche, non so come spiegarvele, comunque vedendola indossata capirete. Ed è costata questa maglia 13 euro taglia M. Taglia M però è lunghissima ed è larghissima, la taglia italiana era una 42-44, infatti a me sta larga la 44, comunque taglia europea una 38, questa qui. È la maglia, ve la faccio vedere indossata tra pochissimo a fine video. È un colore un po' sbiadito, ma aveva la collana attaccata, aveva le righe, ho detto la posso prendere, l'abbiamo presa. Poi ho preso questa maglia che è tipo un pullover, non è troppo corto ma neanche troppo lungo, semplice rosso, maniche lunghe, quindi va bene sia adesso quando alla sera fa un po' freddo per uscire che c'è un po' di aria anche con il sole. Semplicissima, in cotone, ed è costata 6 euro mi sembra, sì, ok? Taglia M, Europa 38-40, Italia 42-44, 6 euro, Chiavi. Questa maglia semplicissima, mi sta un pochino larga, sembra un crop top perché mi arriva qui dove ci sono i jeans, però è molto molto bella. Poi, da Tally Whale ho comprato una cosa carissima, costosissima ma bellissima, taglia L. Voi mi dite sempre, ma tu non sei da taglia L, comprati le cose taglia S o M. Invece questo qui è un vestito, 30 euro l'abbiamo pagato, però è bellissimo. Allora, non so se si capisce, ma anche questo ve lo farò vedere indossato. È una cosa estiva, elegantissima, in pizzo, maniche sembrano a tre quarti, sembrano mezze maniche comunque, trasparente sul décolleté, quindi si vede a reggiseno. Mettetelo nero o color carne, o lo mettete trasparente o non bianco, perché bianco e nero non va bene. Poi praticamente dalla vita in giù c'è la sottogonna, è tutto in pizzo, non so se lo vedete, speriamo che si capisca.
È tutto in pizzo, bellissimo, è un vestito abbastanza corto per i miei gusti, comunque è veramente stupendo, mi piace tantissimo. Per 30 euro, visto che non c'erano i saldi, è un prezzo un po' costoso, questo vestito 30 euro, però è veramente bellissimo. C'era anche la possibilità di comprare un vestito e avere il 30% di sconto sul secondo articolo acquistato, ma io non ho acquistato niente altro, anche perché era tutto troppo corto, c'erano i crop top, le magliette mezze maniche comunque corte che arrivavano o sotto il seno o solo sulla pancia, che coprivano leggermente la pancia ma non la coprivano del tutto, o maglie troppo corte, o avevano delle stampe che non mi piacevano. Ho preso questo vestito qua a 30 euro, ho detto wow quando lo metto, è corto. Taglia L ed è anche abbastanza aderente qua sulla pancia, anche questa dolce vita è aderente, scusate. Non mi piacciono le cose aderenti, ma se la prendevo M questo vestito mi stava ancora più aderente. L'ho preso L ed era l'ultimo, taglia L, e non mi sta aderente fortunatamente, non troppo almeno. L'ho anche provato, perché se non avessi provato avevo sicuramente paura di non starci dentro, perché la taglia L è aderente, perché già il vestito in sé è aderente. Le maglie sono taglia M, taglia tutte e due taglia M, ma la taglia italiana è una 42-44, quindi mi stanno larghe. Ho sbagliato a non provarle, quelle di Chiavi. Comunque anche questa maglia, voi mi dite che sono magra, ma io la pancia ce l'ho, è tutto cibo, non sono incinta, quindi vabbè. Questi sono i miei tre acquisti, più le calze estive. Adesso mi servirebbero un paio di ballerine e calze anche adatte, anche le socks. Comunque questi sono i miei acquisti, sono contentissima del vestito, adesso provo tutte le maglie e il vestito anche se è aderente, con questa pancia non va bene, devo mangiare di meno. Vi faccio un video breve a fine video di come mi stanno soprattutto le maglie e il vestito, le calze mi stanno bene perché sono la mia taglia. Non lo so, con queste taglie fate attenzione a comprare, perché io ho visto la taglia 38-40, ho detto mi sta, taglia M mi sta. Per non prendere la taglia L, volevo dire tu la prendere le maglie di Chiavi taglia L, e Dino che era con me, mi ha detto no, la taglia L no, ti sta larga, ti fa da pigiama, soprattutto la maglia rossa. E allora ho detto boh, prendiamo taglia M. Poi a casa le ho provate ieri sera, perché non riuscivo a dormire, allora mi provavo le maglie e ho visto che erano larghissime. La maglia, soprattutto quella rossa, è corta ma mi sta larga, invece che questa dolce vita mi sta aderente. L'altra maglia rossa, quella con le righe bianche e nere, mi sta larga, quindi non lo so, la metterò lo stesso perché le ho comprate, direi che 6 euro più 12, i prezzi sono abbastanza alti, però ho fatto acquisti, farò acquisti anche oggi con mia madre, tra qualche ora arriva e andiamo a fare shopping sicuramente, o di comprare, anche se ho pochi soldi, e quindi al prossimo video molto breve, ciao ragazzi. Maglia rossa di Chiavi, larga, taglia italiana 42-44, larga e corta, vedete? Pantaloni non sono a vita alta, sono a un'altezza normale direi. La maglia comunque è larga, maniche lunghe e comoda, non è sicuramente stretta perché è una 42, però non mi sta aderente, anche se segna un pochino la pancia, comunque è abbastanza corta, sembra lunga dietro ma neanche poi tanto, e corta davanti, sembra, vedete? Maniche lunghe, scollo così, rotondo, rossa. Non mi piacciono le maglie troppo larghe come questa qui, ma neanche troppo aderenti. Quindi questa qui non è aderente, è larga, è morbida, comoda, mi piace. E poi è il mio colore preferito, rosso. Maglia mezze maniche sempre di Chiavi. Non è lunghissima, ma il bianco sembra un po' il colore di un pigiama. Con dei dettagli neri. Sembra trasparente. Adesso vediamo subito se si vede la mano sotto. Si vede? Sì, forse si vede. Dietro il fondo è nera, vedete? Sembra larga perché anche questa l'ho presa a 42-44, sembra un pigiama con le righe tipo carcerato, nessun insulto, però sembra abbastanza larga, vedete? Sembra che su, appena mi muovo, vada su, vedete? Così. Comoda e comoda, è larga, con le maniche che sembra non esistano, vedete? Le maniche così. E ha le righe e questo dettaglio qui applicato, non l'ho applicato io, l'ho già comprata così con la collanina, che però appena la lavo già si toglieranno sicuramente tutte queste perline
12 euro è costata questa maglia da Chiavi a righe. Mi piacciono le righe e mi piace anche il fatto che abbia la collana applicata, ma è un po' troppo larga. Taglia 42-44 italiana, c'è scritto 38-40 europea come taglia. Taglia europea 38-40, ma è un pochino larga, comunque mi piace. Adesso il pezzo forte, il vestito di Tally Whale, corto, aderente, anche se non taglia L, in pizzo. Vedete che qua è aderente, dovrei essere super magra. È corto perché arriva un po' prima del ginocchio per me che sono piccola, se voi siete alte e magre vi starà benissimo. Comunque, scusate le calze sbagliate, il vestito è questo, vedete che segna un po', dovrei essere molto più magra. Ha delle righe qua, ha delle righe anche qua, tutto il pizzo, qua c'è la sottogonna perché è meglio coprire, e poi ha le maniche a tre quarti, vedete dove arrivano, qui è tutto traforato, trasparente, si vede la pelle, e qui anche si vede il reggiseno sotto nero. Io ce l'ho nero, non lo metto bianco con un vestito nero. Comunque qui si vede la pelle, vedete? Così. Così, ok. E vi faccio vedere dietro. Allora, la lunghezza è questa. La lunghezza è questa. I vicini diranno cosa sta facendo questa qua, ma vabbè. La lunghezza è questa. Mi piace tantissimo, elegantissimo, amo il pizzo, nero, aderente, taglia L. Questa è la taglia giusta, però io ho un po' di gonfiore, un po' di pancia, diciamo, dovrei mettere una XXL. Voi mi dite che sono magra, mi fa piacere, grazie, però non sono poi tanto magra. Comunque questo qui, per maggio che ho un matrimonio, va benissimo. Vi faccio vedere dietro. Sì, devo chiudere il bottone, comunque vi faccio vedere com'è. Allora, qua è praticamente non trasparente perché c'è il fondo schiena, è meglio che lo sia trasparente. E poi dietro, nella parte alta, devo chiudere il bottone, ma me lo farò chiudere da qualcuno quando me lo metterò, adesso è per provarlo. Vedete com'è? Con tutta la schiena scoperta. Spero si veda. Con tutta la schiena scoperta. Ecco, lì. Comunque è molto molto bello, mi piace tanto. Anche se fosse stato un po' più largo e non avessi avuto questa fascia qua in mezzo, sarebbe stato meglio. Vi piace? Indossato da me? 30 euro, ne vale veramente la pena. Ciao! Maniche a tre quarti un po' fastidiose, ma piene di braccialetti, con un bel trucco, una bella acconciatura tirata su, un bello chignon e siamo a posto. Questo è il vestito. Un pochino aderente, ma magari per maggio riesco a dimagrire un po' e via. Vi piace? Commentate. 3 acquisti ho fatto ieri da Tally Whale e da Chiavi.